Bella a tutti ragazzi, qui Dragon46XD ed eccoci qui con un nuovissimo video su come creare un server Minecraft Bucket versione 1.4.7 utilizzando ovviamente Bucket GUI, ovvero una cosa molto migliore degli start, siccome con gli start bisogna lottare un casino, insomma, per cercare i codici giusti. Allora ho trovato Bucket Guy. Poi mi è stato consigliato anche da amici e questa guida su Bucket Guy non ce ne sono molte da quanto vedo. Allora, per prima cosa dobbiamo scaricare il craft bucket, quindi io elimino tutto. Sì, allora. Quindi facciamo craft bucket. Ok. Facciamo recommended build. Tutti i siti verranno messi in descrizione, andate tranquilli, e scarichiamo anche bucket GUI. Facciamo download. Ok. Qui magari nel frattempo, mentre aspettate, vi scaricate i vari plugin che volete e siete a posto. I plugin che volevo io ce li ho già e sono WordEdit e Essential Spawn, ovviamente. Cioè, se io ho scaricato tutto un pacchetto di Essential, quindi c'è anche Essential Spawn, Pro, Protection, chat e anti-griefer, insomma dovrebbe essere così. Ok, allora qui mettiamo tutti i due file che abbiamo appena scaricato, quindi craft bucket e bucket GUI dentro una cartella qualsiasi e la chiamate come volete. Per esempio lo chiamo server Minecraft, facciamo disposizione dentro, avviamo il bucket GUI, esegui, install update. Ok, ora dobbiamo andare su start, facciamo user, no, ho scazzato, aspetta, allora siamo start computer, disco locale, poi no, ho scattato di nuovo start, fate start documenti, questo bucket GUI dobbiamo copiarlo e dobbiamo sostituirlo a questo bucket che abbiamo scaricato prima, quindi così lo trasciniamo, sposta e sostituisci. Ok, ora lo facciamo riandare, quindi lo avviamo di nuovo e funziona. Ora dobbiamo andare su super start. Il server lo potete mettere vanilla, remote, generic java, e io l'ho messo bucket. Ora questo video qua, siccome che è per java, porca troia, per Windows 7 Ultimate 64 bit, cioè per ogni computer che ha 64 bit, facciamo Java version JIRE7X32. Mettete il minimo di RAM che volete voi e il massimo di RAM che volete voi. Io uso quella consigliata perché insomma quelle predefinite, ecco, ho messo. Ho lasciato così, proprio parte 998, quello che ho sistemato io e nient'altro. Potete fare quello che vi pare, ovviamente, e niente. Ora, dopo aver fatto jar file, questo qua dovete mettere il craft bucket che avete scaricato prima, e dopo facciamo general e facciamo start, e ora sta andando. Vedo che utilizza tutta la mia CPU, ottimo, direi dovrebbe essere il miglior modo per bruciarla. Ok, facciamo stop, qui andiamo sulla nostra cartella del server e andiamo su server properties,
quindi qui. E lo apriamo. Allora, Halo Flight sarebbe, insomma, dove si potrebbe volare, quindi il volo lo puoi fare, ecco, puoi volare nel server. Poi server IP, ci mettiamo quello di Amaci. Ok, poi max build, io metto un numero infinito. Poi vediamo spawn animal false, per spawnare gli animali ovviamente, l'hardcore no. Se volete texture le mettete, poi in online mode dobbiamo mettere false. PvP sarebbe player versus player, quindi se i giocatori si vogliono picchiare lo possono fare. E difficulty vabbè niente. La game mode 0 per la survival e 1 per la creativa. Max player sarebbe il numero di giocatori massimi, lo metto 5. Mostri io non li voglio, quindi spawn mostri sarebbero, farebbe spawnare dei mostri, ma io non li voglio. General instructors io non li voglio, le strutture. Il distance normale e mod sarebbe tipo, non so, e quando andiamo sul nostro gioco viene fuori tipo benvenuto. Adesso scrivo benvenuto, ve lo faccio vedere. Ok, chiudi, salva. Allora adesso voglio eliminare questo mondo qua, che sarebbe quello normale, e metto quello di Minecraft, quello piatto. Facciamo magari aggiorna. Perfetto, andiamo su plugin. Mettiamo i plugin che vogliamo. In questo caso io metto Essential Spawner e World Edit. Ok, dopo aver fatto ciò, startiamo il server, quindi facciamo start. Quando viene fuori la scritta done, vuol dire che è pronto e che potete andare a giocare. Ok, multigiocatore, vedete? Il mod che dicevo prima è questo qua, benvenuto. Quello che volete scrivere, insomma. Ed eccoci qui dentro. Allora aspetta, eliminiamo. Allora, per entrare nel vostro server dovete fare aggiungi server, lo chiamate come volete. Io per esempio metto my server. L'indirizzo del server sarebbe l'indirizzo IP V4, l'IPv4 degli Amaci. Fatto. Dov'è? Ah, giusto, è vero. Entriamo. Ed eccoci qui, sul mio serveruccio. Come vedete si può costruire, ovviamente vedrete che la grama Minecraft dettagli, perché non c'è voglia di utilizzare Fraps solamente per 10 secondi. Quindi ragazzi, vi lascio, per questo è tutto. Ovviamente se dobbiamo stoppare il server, cioè stoppare, dobbiamo fare stop e non kill, perché se noi facciamo kill cancella tutto quanto. Quindi facciamo stop ed il server è a posto. Poi se volete chiudere il programma lo chiudete tranquillamente. Ragazzi, per questo è tutto, alla prossima.